Ben ritrovati a tutti gli amici di Canale Salento ad una nuova puntata di Qui Ugento. Oggi siamo insieme ad uno dei gruppi più importanti di pizzica salentina, originario proprio di Ugento, i Calanti. Abbiamo qui con noi il capogruppo Daniele, buonasera. Buonasera. Lui voce e tamburello, insieme a Michele, fisarmonica, e le due ballerine Simona e Anna Maria. Ci teniamo anche a salutare gli altri componenti del gruppo che non hanno potuto essere qui. Sì. Portate da parte nostra un caloroso abbraccio. Certo, grazie. Allora, oggi con voi vogliamo ripercorrere un pochettino la storia del vostro gruppo. Calanti, partiamo dal nome. Come nasce questo nome? Allora, c'è un aneddoto particolare. Mio nonno, quando era piccolino, nonno Antonio, poi soprannominato Uccio, no? i cosiddetti soprannomi che si danno nelle nostre zone del Salento, quando era piccolino cantava sempre un brano che diceva "Donna Calante mia, Donna Calante". Allora ogni volta che le persone che lo conoscevano gli chiedevano di cantare questo brano, e da lì se n'è andato come Uccio Calante. Quindi con l'andare negli anni, con i figli e i nipoti che si sono susseguiti, se ne sono andati tutti come Calanti. Quindi l'idea di noi piccolini, visto che in paese ci conoscevano come Calanti, come soprannome familiare, abbiamo avuto l'idea di darla anche come nome del gruppo. Quindi non è altro che il soprannome familiare della famiglia Colitti. Cintonate brevemente a cappella la canzone Donna Calante? Sì, il brano faceva così: "Donna Calante mia, Donna Calante, a menzulla anche porti nu serpente, quando te odi te mozzi calanche, cullu vilenu te un chiala ventre". Questa era la prima strofa di Donna Calante e quindi il famoso brano che cantava mio nonno. Quindi il nonno Uccio, sì, insieme ai fratelli, in particolare al zio Vincenzo Zinino, cominciavano a prendere parte alle diverse feste di paese, le diverse, sì, feste patronali, e venivano anche invitati nelle case private per esorcizzare le donne tarantate. Sì. Ha mai assistito a uno di questi episodi oppure il nonno ti ha mai raccontato? Sì, più che altro sì, mi ha raccontato che andava a suonare per le tarantate mio nonno Antonio, però io ero ancora piccolino, quindi non c'è stata la possibilità, però mi ha raccontato di questo rito che si faceva, che poi man mano con gli anni si è andato un po' a perdere. Sì, poi erano... andavano insomma a suonare nelle feste sia di paese sia nelle feste private, specialmente nelle feste private quando c'erano delle ricorrenze come matrimoni, compleanni, si riunivano sempre tutti insieme ai fratelli, alle sorelle, e tutti che cantavano e suonavano, e quindi comunque anche sia da una parte dalla parte di mio nonno che dalla parte di mia nonna, fratelli e sorelle, tutti che cantavano e suonavano, quindi diventava sempre una festa ad ogni ricorrenza. C'è una bella tradizione musicale. Sì, infatti sì. Fin da piccoli voi nipoti, a seguito del nonno, sì, cantavate e ballavate la pizzica. Sì. Così nel 1998, quando avete costituito il gruppo, non avete avuto dubbi sul nome da darvi. No, eravate i Calanti. Ci conoscevano in paese tutti come tutti Calanti, allora quindi così, in automatico è nato questo nome al gruppo. Oggi, dal 1998, sono passati 25 anni, quindi celebrate un compleanno importante. Sì. Quali sono stati i palchi più importanti, i palchi che vi hanno trasmesso le emozioni più grandi? Ma riuscire a captare quello più importante è un po' difficile, perché ogni situazione, ogni serata o ad ogni paese che siamo andati ci hanno dato sempre delle emozioni un po' diverse, no? Potrei citarne qualcuno che potrebbe essere la Notte Bianca a Bologna, oppure il Taranta Sicily Fest in Sicilia, è un festival molto importante che si svolge in Sicilia,
Siamo stati nella Brianza ad Arcore, dove erano un po' scettici sul fatto che comunque potessero un po' partecipare nel ballo. Siamo riusciti anche a coinvolgerli ed è stata una bella soddisfazione, no? E riuscire a farli ballare, perché era la prima volta che comunque vedevano la pizzica, e quindi è stata una soddisfazione. E come tanti altri paesi, specialmente andare a proporre la nostra musica salentina in paesi o in regioni dove magari non l'avevano mai ascoltata, è stato un grande piacere poterli coinvolgere e metterli a conoscenza delle nostre tradizioni e della nostra cultura popolare. Ve lo dico da salentina, ma è davvero difficile non farsi coinvolgere dai ritmi della pizzica. Voi avete anche una scuola in cui impartite lezioni di pizzica e tamburello. E da novembre fino a maggio in maniera gratuita vi possono partecipare i bambini. Ma la pizzica è una cosa che si sente, o è una cosa che si può, che scorre nelle vene, o è una cosa che si può insegnare? Ma credo che con un po' di impegno la si può apprendere tranquillamente, ci si può appassionare anche da grandi, perché abbiamo avuto delle esperienze negli anni che anche le persone anziane che si sono avvicinate per la prima volta a questa musica sono riusciti, sia come danza sia nell'imparare a suonare il tamburello, ad appassionarsi, a imparare, quindi anche una questione di, come devo dire, di mentalità, di impegno, la si può tranquillamente imparare a qualsiasi età soprattutto. Da qualche giorno avete una novità per noi. Come si chiama questa novità? Lo chiedo al ragazzo. La novità si chiama Gatti Purina. È un nuovo videoclip che abbiamo presentato. Ed è proprio una pizzica dedicata a una città in particolare, quale Gallipoli. Michele, qual è la trama che si snoda su questa melodia così incalzante e ipnotizzante? Perché io l'ho ascoltato e riscoltato e mi veniva voglia di riascoltarlo ancora, è veramente bellissimo. Qual è la trama? Allora, la trama appunto è questo amore struggente, che è anche un po' platonico, possiamo dire, perché poi nel video, nel susseguirsi del video e verso la fine si prevale proprio questa figura, insomma, femminile, che poi in realtà forse, ahimè, non è mai esistita o forse mai esisterà, però nella mente di questo uomo si intravede questo pensiero e questa idea di questa donna forse magica per eccellenza, quale la donna salentina, in questo caso una donna gallipolina. Ecco, e alla fine nel nostro video si capisce, se si guarda tutto il video, si capisce insomma che questo amore era proprio platonico e, ahimè, gli è andata male. Per il 25esimo compleanno del vostro gruppo, cosa avete in mente? Avete organizzato qualcosa? Di festeggiarlo a Torre San Giovanni con una data che sarà il 12 di agosto, quindi che naturalmente vi invitiamo a partecipare per festeggiare questi 25 anni con varie sorprese che ancora non svegliamo, però rinnoviamo l'appuntamento e aspettiamo il 12 agosto a Torre San Giovanni per la festa della Madonna dell'Aiuto in Piazza del Porto. Abbiamo qui con noi anche queste due bellissime e bravissime ballerine. Come è nata, Anna Maria, la passione per la pizzica? La pizzica l'ho sempre tenuta già da piccola, infatti io già da piccola esercitavo una scuola di danza, facevo delle gare di danze coreografiche sincronizzate di latini. Poi col passare degli anni ho cominciato anche a inserire la pizzica come danza, al che ho conosciuto mio marito, Daniele Colitti, e così allora ho abbandonato le altre discipline e mi sono proprio addentrata nel mondo della pizzica. Così dal 2015 poi mi sono inserita nel gruppo dei Calanti. Quindi da adesso mastichi la pizzica ogni giorno. Ogni giorno, quotidianamente. Simona, da quanto tempo balli la pizzica tu? Ho iniziato a 3 anni con la pizzica e poi nel passare degli anni mi sono iscritta anch'io a danza, quindi ho fatto anch'io coreografico, latino, moderno e altri stili tipo hip hop.
Poi ho ripreso anch'io la pizzica e da lì è diventata la mia passione, il mio lavoro, il mio tutto, diciamo. Perché queste ballerine sono così brave che vengono invitate anche a degli eventi privati, ad insegnare la pizzica ai turisti. Insomma, sono veramente brave. Grazie. I prossimi appuntamenti saranno alla Sagra dei Sapori a Racale, il 15 luglio, la Festa della Madonna del Carmine a Matino il 16 luglio, il 22 luglio sarete a Santa Margherita di Atri, in provincia di Teramo, proprio fuori regione, il 27 luglio a Colepasso, il 2 agosto a Taurisano la Festa di Santo Stefano e il 12 agosto festeggerete, appunto come ricordavi prima, il 25esimo alla Festa della Madonna dell'Aiuto a Torre San Giovanni. Sì. In tutti questi eventi porterete il vostro nuovo singolo che vediamo. Me vini dice della detta mia, sospirati, ca così se va l'amore, ca ne passano dolore, ca così se va l'amore, ca ne passano dolore. Na e ne, na e nella, na e nella, nella, na. Na e ne, na e nella, na e nella, nella, na. Se parte, se partio, lo bene mio, quante via de mamma sconsolao, sconsolao, sconsolao l'amore mio, quando disse bene va, quando andavo di partire.
senti la mane la sira, la senti a mezzanotte sospirare, sospirare, ca così se va l'amore, con sospiri del cuore, ca così se va l'amore, con sospiri del cuore, na e ne, na e ne, la na e ne. Anna Maria, dove possiamo rivedere questo videoclip bellissimo? Allora, questo videoclip si può vedere sulle nostre pagine social, Facebook ed Instagram e sul nostro canale YouTube. Per rimanere aggiornati su tutte le nostre date potete visitare le nostre pagine social oppure il sito web www.icalanti.com. Allora, cari amici di Canale Salento, seguite i Calanti, seguiteli anche in tournée e noi ci rivediamo ad una nuova puntata di Qui Ugento.